Da operaio di un'industria meccanica ad amministratore delegato del Catania, passando per esperienze dirigenziali importanti con Vicenza, AEK Atene, Basilea, Slavia Praga, Venezia, Messina, Udinese e Sampdoria. Un curriculum di tutto rispetto, quello di Sergio Gasparini, 60 anni da Schio, oggi nominato consigliere di amministrazione del Catania Calcio, ma amministratore delegato del sodalizio rosso-azzurro in pectore, considerato che assumerà questo incarico dal prossimo 25 giugno. In questi due mesi Gasparin, come recita testualmente una nota ufficiale del Catania Calcio, avrà modo di ricevere dall'attuale amministratore delegato tutte le informazioni relative alla struttura tecnica, gestionale e organizzativa della società. Ecco il suo saluto a Catania attraverso Prima Linea TG. Sì, innanzitutto desidero ringraziare sentitamente il Presidente, il Dottor Nino Puglirenti, e l'Assemblea dei Soci per la nomina all'interno del Consiglio di Amministrazione di una società prestigiosa e importante come il Calcio Catania. Un saluto cordiale a tutti i collaboratori della società rossoazzurra che non ho ancora avuto occasione di incontrare, agli organi di informazione e in primis a tutti i tifosi catanesi che so bene con quanta passione ed attaccamento seguono le sorti della squadra. Credo che nel corso della settimana prossima ci sarà un primo incontro in società, ecco, però da questo punto di vista non abbiamo ancora organizzato, perché anch'io ho delle cose che in questo momento devo concludere, però credo che la settimana prossima ci sarà un primo contatto dal punto di vista operativo. La nomina di Gasparin arriva due giorni prima del derby con il Palermo, in vista del quale domani mattina i rossoazzurri sosterranno la consueta rifinitura della vigilia. Montella potrà contare su vari elementi sin qui acciaccati, nonché sul rientro di Carrizo e Le Grottaglie, reduci da squalifica.